Un saluto ai telespettatori di Telelazio Nord, siamo ancora qui a Bagnoregio dove è iniziata la terza giornata del Civitacinema e come al solito ci saranno un sacco di eventi, un sacco di ospiti già a partire da questa mattina dove verrà premiato il miglior documentario proiettato durante il festival, successivamente ci sarà la proiezione del cartone animato Leo da Vinci e poi il pubblico avrà la possibilità di incontrare qua al Parco Falcone Borsellino di Bagnoregio il doppiatore, scrittore e attore italiano Edoardo Stoppacciaro. Poi l'ospite di punta di questa terza giornata, ovvero Pupi Avati, che si esibirà al Piazzale Biondini di Bagnoregio questa sera alle ore 21.30. Parlateci adesso di Basileus, diteci qualcosa perché chi verrà questa intervista non avrà visto il film. Basileus nasce da un progetto di osservazione lunghissima che abbiamo fatto in questa scuola di San Basilio, la Federico Fellini. E noi siamo andati, abbiamo iniziato a fare proprio uno studio sui ragazzi e siamo rimasti comunque molto contenti poi di quello che è stato il risultato, perché il periodo di osservazione ci ha concesso di raggiungere un po', diciamo, la perfezione a livello filmico e anche umano. Basileus nasce dall'esigenza proprio di raccontare il mondo degli adolescenti. Quello che ci interessava è proprio raccontare questo mondo dell'adolescenza senza ideologie, ma facendo emergere le storie per come ci si manifestavano di fronte ai nostri occhi nella scuola. E quindi questo è, diciamo, il nostro merito, l'essere riusciti a non essere invadenti. Infatti la telecamera quasi non si percepisce all'interno della classe, non si percepisce un disegno registico se non nella costruzione del puzzle delle varie storie che compongono questo immenso mosaico che è la vita di classe di questo documentario. L'assessore del Comune di Bagnoregio, Massimo Zeroli, premia Pupi Avati con il premio Civitacinema 2019. Time for